Sapete che non ascolterò mai più Nox per quello che riguarda questa sezione di gioco. Mai. Non è possibile però che io miro dritto e su DS2 la bomba la tira. Ai santi. Eh sì, Egido. Vabbè, comunque, ragazzi, se non l'avete sentito ieri, perché è una cosa che devo far sapere a tutti. Storage jumps, sì, lo so, White. È una cosa che devo. È sempre colpa di Nox, è vero. Non so a chi dare il nome. Il primo che scrive Salotto. Vince il nome del PC. Mi immagino già gli accenti. Nessuno vuole il nome Salotto. Vabbè. Però lo metto con la G maiuscola. Salotto. Frankie, grazie di esserti followittato. La G era minuscola. Com'è? Tra l'altro la M questa, immagino. Guarda te sto gioco. Salotto. Se non muori al Dragon Rider mi offendo. Niente. Comunque, ragazzi, devo farlo sapere a tutti di questa cosa. Voi sapete che cos'è la submeccanofobia? Però Kanye West, davvero. Non so se riesco. No, eh? Allora. Submeccanofobia, cosa è? Come attendi un istante? Mi scusi, ma ho il microfono che mi sta facendo una roba strana. Possibile raggiungere Google, ma è Google. Submeccanofobia, che cos'è? Oh, ma parli? Pezzo di scroto che non sei altro. Submeccanofobia, cos'è? In base al sito Servizio Italiano di Psicologia Online, la paura degli oggetti artificiali sommersi. Le persone con submecanofobia hanno spesso paura delle grandi eliche, delle boe, delle navi affondate o dei sottomarini. Cioè, ragazzi, delle cose artificiali nell'acqua. Cioè, se queste persone vanno in piscina, impazziscono. Ci sono dei video di della gente che guarda dei video che dovrebbero, cioè che fare le reaction a dei video che dovrebbero appunto attivargli questa submeccanofobia. E impazziscono quando vedono delle cose tipo una scala che va nell'acqua. E tu dici, è una scala nell'acqua. E invece. Ciao, Bizzarro Giorgio. No, non ho cambiato canale, questo è il canale del nostro team. Ora delle navi affondate, se ci sono sopra io. Mi sa che non conta, non vale. Così a occhio. Comunque, ragazzi, davvero, fate una ricerca su sta roba.
Ah, e poi Maggio ha trovato qual è la mia fobia. E si chiama tipo oico. Una roba del genere, oicofobia. Tripofobia, la sapete? Sì. Ma in realtà io credo di essere un po' tripofobico, ma non tanto. Cioè, mi viene prurito ovunque, però non. Cioè, boh, poi passa. Non è una roba che dico. Non è una cosa che è così tanto schifosa. Fobia delle unghie. In base al sito My Personal Trainer, l'unico. Onico. Onicofobia? In base al sito Otakus Journal, l'unicofobia, dal greco Michi, è la paura delle unghie, una paura variabile da individuo ad individuo. questa è la mia. Questa è la mia 100%, anzi 300%. Io ho questa fobia sicuro. Roba è quella, Giorgio. Riusciste a fare uno hitrun in Fatroll? Leg 1 su DS1? Leg 1? Leg 1. Dal greco. Ah, la soul level 1? Guarda, quasi sicuro farò la Fatroll. Quindi no hit in Fatroll su Dark Souls 1. Ma soul level 1 non penso proprio. Già solo Fatroll sarebbe prima al mondo. Quindi perché farla soul level 1? La fobia dei contadini su DS2. Come? Mi fa sputtanare quel messaggio alieno. Dal greco. Mishi. Per rubare il titolo a chi vuole fare solo Fatroll. La leg 1, no hit leg 1, adesso mi fisso. Raga, oggi l'input di questo controller mi sono. Non li conosco, non li conosco, non so più come si usa un controller. Comunque, Legio. Nejo, scusami. Credo si pronunci così il nome. Ora White ti dirà un paio di cosette sul nostro team. Su di me. Ti presenterà un po' il mondo in cui sei entrato. Però non so se ci dovremmo già conoscere. Non so se ci siamo già visti. Forse sì. Riconosco il tuo nome, se non sbaglio. Ma l'ho già visto da te. Vedi? Mark, sto ridendo come un coglione. La mia prof ha detto: persona X, accendi il videocrofono. Il videocrofono. Seguo sporadicamente sul tuo canale, ok. Sei sui nostri Discord? Quello è abbastanza importante. Per sapere quali sono le run che farò in futuro e tante altre robe belle. Mark, puoi fare un augurio a tutte le donne che ci seguono da casa? Manco per il cazzo. Io le donne le rispetto tutti i giorni. E vengo anche chiamato un simp per questo. Quindi non mi sento in dovere di fare nessun augurio per una giornata del cazzo.
Ti faccio gli auguri oggi e poi ti tratto di merda domani? Tutti quelli che fanno gli auguri oggi sono degli ipocriti della merda. La giornata della donna non fa altro che far incazzare gli uomini. È l'unica cosa che fa. Capitalismo, che c'entra molto poco, però. Va bene, dai, ci mettiamo dentro anche qualcos'altro. Nazismo, razzismo, sessismo. Ma il pretesto per mangiare? Ma come mangiare? Ma da me non si mangia un cazzo, mi scusi. Le mimose non si vendono da sole. Anche perché è un po' un fiore del cazzo. Ma è tutti i giorni la festa della donna, verissimo. E anche tutti i giorni la festa dell'uomo, se per quello. Raga, se vogliamo essere pari, dovete iniziare a metterci le palle in testa. Non un giorno all'anno, tutti i giorni. E metterci le palle in testa non vuol dire farsi odiare. Che palle, raga. Roba del sud, mi sa. È sempre un pretesto. Vabbè, per mangiare. Fred Loop. Qualcuno mi dica se quella è una cazzo di IODL. Per l'amore di Dio. E non ho mai capito come si fanno le Noitran. Poi la testa fuori dall'anino. Fred L Fred. Tanto lo chiamerò Fred da... No, non 11 stocchi, uno. Abitudine, tanta preparazione e voglia di farle e tanta pazienza. È veramente, le uniche cose che servono sono quelle. E la nostra incredibile community, che puoi seguire sul nostro Discord con punto esclamativo Discord. Vorrai mai fare una no-hit? Ti daremo tutte le, gli aiuti possibili. Dark Souls 2 è il più legnoso. Vuoto tantissimo. Ma anche solo delle no-death, sì, aiutiamo in qualsiasi tipo di sfida del genere. Cioè, vedi queste cose che sto facendo io adesso, no? Questi tasti che sto premendo, le cose che sto mettendo, dove le devo mettere. Tu credi davvero che io sappia che cosa sto facendo mentre lo faccio? La risposta è no. Ormai è tutto molto automatico. Di Bloodborne hai fatto qualcosa? Di Bloodborne ho intenzione di fare qualcosa, ma mi serve una PS5. Se qualcuno di voi ne vende una, ve la pago anche 100 euro in più. Volentieri. Digital edition possibilmente, grazie. Ma scusa? Choosing beggar, che roba è? Lei parla difficile, signor Xenomorfo. Fai prima tu a comprarti una PS5 che io a finire Bloodborne? No, non è vero. Alien, ormai ci sei, Cristo. Non devi più prenderti delle pause, però, perché altrimenti... Finito.
Comunque Bloodborne l'ho portato per PS4 e ho fatto solamente la mia prima run. Lo spadone di Ludwig. Senza pistole. E senza fiale. Fanno gli schizzinosi con roba che gli viene regalata, scontata di tanto. Ma quando mai io ho fatto lo schizzinoso, scusami. Non ho mai capito come si fa. Cabolate astronomiche, quelle che senti in culo forte. Ok, questa parte me l'ero persa. Frecciatina alla Digital Edition. Sono ancora più confuso. Non mi hai aiutato a capire. E per questo ti aspetta la gogna. Caro xenomorfo. Tagliategli la testa! I redditors in chat. Cioè tu. E basta. Vai, White. Tu da solo riuscirai a convertire tutti quanti a Reddit. Me lo sento. Tu a quest'ora non dovevi coricarmi con io? Come? Ma che cazzo succede? La runtime completa comprende anche il danno ambientale o la caduta? No. Quella è una no damage. Hit significa colpo, damage danno. Quindi no damage significa non prendere mai danno. No hit significa mai prendere colpi da entità senzienti. Entità senzienti o... Comunque cose preparate da entità senzienti che sono trappole. Grazie di esserti followittato. Il psicongro? Il psicongro? E il psicongro? No, vabbè, ma lo dico in generale per le altre persone che sono in chat, Neggio, non lo dico. Questo gioco, mamma mia. Quante botte che si dovrebbe prendere. Per la questione della stamina. Sono in ritardissimo, boys. Ma di tanto tanto, vediamo se me la cavo. E anche oggi ce la siamo scampata. Torneo F. Raga, datemi tempo, Cristo. È l'inizio del mese. Comunque, a fine mese su questo canale ci sarà un torneo no death di tutti i giochi From tranne Demon's Souls.
Comunque Ghidò non mi ha risposto se ranna al torneo, ragazzi. È proprio stronzo. Aspetta fino al 15 per dirti che stava pensando. Time 95, grazie mille di esserti followittato. O Sime. Beh. No. No, no, ho proprio sbagliato tutto. Fermi, fermi. Fermi, fermi, fermi. Allora. Mi devo andare, intanto ti ho stato, alla prossima. Grazie Aliena. Grazie anche dell'hosting. Buon lavoro. Sime? Ok. Vada per Sime. Scusatemi ragazzi, è che l'ho già fatta prima sta parte e mi sembra di aver già fatto delle cose che non ho ancora fatto e quindi il mio cervello va molto in confusione. Restartare spesso le run, ragazzi, soprattutto se non si arriva molto lontano, è veramente, veramente deleterio per la vita in generale. Allora, aspetta. Armonizzare il miracolo. Poi dobbiamo cambiare questo in questo e mettere questo qui. Ecco fatto, ora siamo pronti. No, non è vero, non ho messo le frecce infuocate. Però dovrei avere il tempo di farlo. Dobbiamo essere abbastanza veloci, ragazzi, a uccidere questo nemico perché altrimenti la ronda di quell'altro è sminchiata. Dai, ragazzi, anche stavolta cerchiamo di non mancare neanche una freccia. Abbiamo fatto prima per la prima volta in assoluto. Facciamolo due volte. Eccala. E ragazzi, non preoccupatevi per il bot, sta spammando roba dello scorso torneo. Ma come roll? Ragazzi, non mi ha mai rollato sto stronzo qua. Ma dai. Qui fai live di mattina tutti i giorni? Qui di solito faccio live notte fonda. E non tutti i giorni, quando decido di preparare della run per il mio canale. Quindi la risposta è un gigantesco no. Porca. Spinny dog. No. Niente. Niente spinny dog. Messer Poloa. Quante ore hai su Souls? Sei un maestro? Non sono un maestro e ne ho un po' di ore. Sicuramente più di due. E non puoi dirmi che sto mentendo.
Fermi tutti, perché c'è la parte più importante della run, ragazzi. Nice. Grazie White. È Stream Elements, non devi ringraziare White. Ho rovinato tutto, White. No, comunque Messer Poloa, sono il ragazzo che ha finito Dark Souls 1 no hit con i piedi. Quindi di ore ne ho un bel po', ma soprattutto su Dark Souls 1. Su Dark Souls 2 sto ancora imparando, non ho ancora finito una no hit di Dark Souls 2. Vogliamo dire un'altra volta Dark Souls 2, dai, non l'ho detto abbastanza volte, secondo me. Grazie, messere. Allora grazie White che utilizzi Stream Elements. Ringrazio Stream Elements che è probabilmente la prima cosa che... Il primo tool che viene fornito ai... Ma cazzo. Il primo tool che viene fornito ai... agli streamer. E che White è, di cui White è venuta a conoscenza. Quindi ringrazia il marketing di Stream Elements. Che è maggiore. Che è maggiore di quello di Streamlabs. Adesso dice ringrazio White che è pigro e ha cliccato il primo link. E a quel punto lì niente, ho perso. Andremo a ringraziare la mamma di White a quel punto. Però sappiamo tutti che non si può. Se si può ringraziare una mamma, quella è solo quella di Guido. In realtà sono partito con Streamlabs, poi ho fatto la transazione a Stream Elements. Per... No, tra l'altro White, Nox non ha mai avuto problemi per quello che riguarda la dashboard. Da quando abbiamo fatto quella roba dello streaming che faceva lui. Quindi sono molto confuso. Volentieri, White. Ma cazzo, non era in piedi. Tardo. Scolo. Chiamalo scolo. Ciao. Come stai?
Già ho 100. In pratica non devo chiudere la pagina browser mentre sono nella zona perché potrebbe credere che mi chiede di entrare con l'account Twitch. Si ricorda che era una tua dashboard, ma cerca di caricare la mia e va in pappa tutto. Quindi devi entrare, cioè devi toglierti dalla mia e entrare nella tua. Sta bene. Benissimo. Mark, idea, faccio subito lo scolo per dare spettacolo di me che muoio dal putrido. Buona idea. Credo che i tuoi avversari saranno d'accordo. Perché ma ieri l'hai vinta la no death? Sì, purtroppo sì. Poi ha rotto il cazzo tutto il giorno. Porca troia. E se ne stava zitto, porca troia, bastarda impestata. Eravamo tutti contenti per la sua no death vinta. E invece no. Devi fare il merda. Volevo proporgli il color di arena. Io volevo proporgli il color vaffanculo. No, Twitch, si scherza. Voglio tanto bene ad Aircut. Però secondo me ti donava Aircut il color vaffanculo. Ora ti segnalo. Provaci. Provaci, Erk. Ricordati che se mi bannano da Twitch su questo canale, non mi bannano sull'altro. E ricordati che se non mi bannano sull'altro, c'è il problema che non sanno neanche che abbiamo un server Discord. Ti conviene anche segnalarmi alla polizia postale se hai intenzione di farmi bannare. Conosco anche la lore dei Souls, sì. Sì, sono un giocatore di Dark Souls a tutto tondo, amico mio. Ma non si può più scherzare. Ho le mani impegnate. Uno è morto. Voilà. Cosa succede? Ma mi ha fatto un roll in volo. Ma che cazzo. Guardate che soddisfacente numero di anime. Vediamo di non farci invadere da Forlorn due volte di fila come è successo stanotte, per l'amore di Dio. Oh, ops. Quasi fa tuttare. Ragazzi. Addio vederci. Urruas.
L'ho per caso chiamato? Registrano le conversazioni alla prom. Vabbè, basta però, non due volte. Due volte è recidivo. Luigi hanno citofona. Cosa fa? Un plunging devi fare, per Dio. Ma senti, no. Do you? I will send to you all my loving. Tu ti devi spostare da lì dietro. Lui dovrebbe morire con la prossima cosata di veleno. Così ci possiamo concentrare al 100% su quell'altro. Se non fosse proprio in mezzo ai coglioni lui, sarebbe anche meglio. Opa. Niente. Cambio io. Buongiorno, Markish alle 9. È il mio nuovo soprannome, Markish alle 9. Adesso neanche volendo possiamo avvelenare il tipo alla via del drago. Della fazione. Cosa intendi il boss della fazione? Figa Victor non cade mai. Ma oggi, ma io devo sta zitto. Eh sì, pa. PB1. Ah no, il Dark Lurker no. No, facciamo solamente i boss necessari, quelli che ci sono scritti qua. Che Rudo è il putrido, poi c'è Shulva, il DLC, andiamo a prendere degli oggetti. Di nuovo il putrido, lo facciamo 4 volte. Poi facciamo i due Dragon Riders, il Cavaliere dello Specchio, il Demone del Canto, Velstad, il Duo del Trono, la Viverna. Il gigante e Nashandra. Allora, buon uomini. Di vola? Sai di sì. Mi sa che si vola.
perché il putrido 4 volte? Avere un milione di anime per passare, per evitare di farci tutti i lord. C'è una porta che si apre se o fai tutti i lord o se hai un milione di anime. Per noi c'è molto più comodo fare il putrido 4 volte, piuttosto che farci tutti gli altri, tipo Forte Ferreo, il No Hit, il Miao. Che divertimento. Io passo, grazie. Che RNG della Madonna, amico mio. Ho parlato? No. Che RNG della Madonna, sto dicendo. Sentite che cavaliere di allora. Un boss con spawn infinito? No, i falò ascetici fanno ritornare in vita il boss dell'area. Quello che bruciamo adesso, se stai attento lo vedi. Questa scritta qua è dopo che utilizzi un falò ascetico. Ciò che è fatto non può essere annullato. Praticamente quello che succede è che i nemici dell'area e il boss passano in New Game Plus. Quindi al momento siamo in New Game Plus in quest'area. E puoi rifare il boss. Sì, solo in DS2 c'è il fallo scettico. Aiuto, sono stato salvato, credo, dalla colonnetta, sapete? Ancora non so abbastanza bene l'arena, forse. Cioè, che poi in realtà non sono stato salvato perché non sono in RTSR, grazie a Dio. Ed è una scelta consapevole che ho fatto, proprio perché il fuoco mi sta sul culo. I primi due sono andati, ragazzi. Ora dobbiamo andare a Shulva. Utilizzo senza RTSR maggiore, maggiore, maggiore. Sai che quoto? I primi due sì. Allora, per Shulva, prima da MacDuff prendiamo le 8 titaniti grandi. Sì, non mi ricordo il Dark Lurker, come si chiama in italiano. Camminatore degli abissi, una roba di... Allora, fermi tutti. Le 8 tiz. Cacciatore oscuro, toh, ecco. Una roba. Cacciatore
Camminatore degli abissi, ragazzi, è Artorias, scemo. Ma è la banda nera della chat di sopra, che succede? Eh sì, Luigi, è un altro canale, non so se te ne sei accorto. Sto cercando di ricordarmi a memoria il routing, ragazzi. Non è una buona idea. Infatti adesso lo guardo. Sto guardando gli appunti, ragazzi, datemi un secondo. Ciao Muni Lime, ho visto parte del secondo episodio della serie che stai facendo. Io devo ancora dormire, Muni Lime. Come va la preparazione? Va. Finché la barca va. Devo ancora utilizzare tutte le anime. Lasciala marcire in fondo al mare per i submeccanofobici. Ma si figuri. Se vuoi anche postare nella sezione chiacchiere, magari il video, se non è un problema. Anzi, credo che ci sia tanta gente a cui interessa. Adex. Ah no, 26. 26 adex. 40 adex dopo. Avete ragione. Prossimi livelli, 40 adex. Abbiamo l'RTSR da fare dal Rotten. È una route standard o l'hai ideata tu? Ho perfezionato, o comunque ho adattato al mio tipo di gioco, la route di Dobby Sama, il ragazzo che ha finito la God Run 2. Che so che forse sto parlando un po' arabo, ma un bravo runner francese. Allora, fermi tutti. Dobbiamo mettere di roba, perché altrimenti non riesco a fare sto cazzo di setup e non ci riuscirò comunque e mi incazzerò forte, però ehi, that's life. Visto che c'erano stati un paio di episodi per vedere come ti ascoltano, sarebbe stato opportuno postarli in quei giorni. Ma se gli dai l'ok continuo volentierissimo. Certo, assolutamente. Cioè, ragazzi, vedete, io non riesco più. Era perfetto una volta. Ero bravissimo a fare questa cosa. E adesso non riesco, non sono più capace. Quelli. Cioè, ma vi rendete conto di quanta vita ho io in questo momento?
E io non sono tranquillo a fare questo RTSR setup. Ma neanche per sbaglio proprio. Ma qua non si può fare un RTSR setup? Si potrà fare un RTSR setup da qua. Per Dio. No? Sì, ma sarà molto lento. Ma guarda quanto cazzo è alto sto coso. Prendo 200 di danno se cado da tre pioli di una scaletta. Starai scherzando, spero. Ma la speed? Ma la speed il culo, cioè se devo uccidere una run per la speed, piuttosto, consistency maggiore di speed. E lo è sempre stato per me, lo sai. Lo sai, White, che io e te siamo incompatibili su tutto. Non so come facciamo ad andare d'accordo. In realtà probabilmente non andiamo d'accordo, ma non andiamo d'accordo così tanto. Io memo, sì lo so, però comunque in generale lo so, secondo te lo prendo per un commento serio, sì, ma la speed. Però dico che comunque so benissimo che tu non lo faresti mai, cioè tu piuttosto ti impareresti a fare la cosa del fuoco. Come se, suol dire, gli opposti si attraggono. È vero anche quello. È che devono essere proprio opposti, secondo me. Cioè, io e White siamo bianco e nero, praticamente. Bianco, white, giusto? Nero. Cioè, mamma mia. Tutto così perfetto, tutto così poetico. Allora, io adesso vorrei, per l'amore di Dio, vedere sto tipo che va dove deve andare. Niente. Oh, ci fosse un giorno della mia cazzo di inutile vita, che quello si sposti. Ci fosse un giorno. La pesca, l'estate, la speed di SU. L'arco. No, devo rifare l'RTSR setup. Cioè, vedi la speed? Vedi qual è il problema della speed? Che adesso io per fare quel cazzo di setup non ho abbastanza vita per cadere dai ragni. Quindi ci muoio. Quindi mi tocca rifare l'RTSR setup adesso. Perché sennò ci sarei morto perché avevo troppa poca vita. Ma fai a dire che è speed? Scusa. È troppo rischioso perché sia speed. Imo.
Adesso tu dirai, vabbè, però tu hai anche aspettato un sacco di tempo adesso. Sì. Perché se la vita mi scendeva troppo, perché sto cazzo di gioco inconsistent con il maledettissimo. Sono cagato addosso. Maledettissimo veleno. Ehi, grazie, signorina Muni. Lascia che faccia un'offerta a questo allenamento in after. Ma in realtà non è proprio allenamento, sai. Cioè, adesso siamo in no hit, per farti capire. Io per prep, preparazione, intendo che preparo una run, cioè arrivo a tipo metà della run e poi il resto la finisco in live sul mio canale. Però dato che siamo in tanti, potrei tranquillamente finirla qua. DS2. DS2 perché? Tu adesso se non muovi il culo io non ti posso colpire. Sarebbe molto carino vederla tutta. Penso anch'io che finirla sarebbe molto carino. Ho un personal best di un hit. A genitore 1 e 2 sulla tabella. Oh no. O questo non succede mai, ma quando succede è sempre una brutta giornata. Amico mio. C'è un ragno che vuole assolutamente uccidermi lì. Voi che cosa fareste? Attenzione. No. Si muove in modo un po' particolare. Dove va? Su per le scale? È andato su per le scale, quindi avremo un ragno incazzato su per le scale quando torno. Bene. Prepariamoci mentalmente. Il ragno non doveva cadere, porca troia. Amir. Io odio quando succedono queste cose. Ho attivato il fantasma per sbaglio l'altro giorno, passando di qua. Che cazzo. Devo fermare la musica, altrimenti non sento se attivo il contraption. Scusatemi un attimo. Poi ritorna la musica, non piangete. No.
I'm extremely confused right now. Ragazzi. Beh, dai. Beh, dai. Non ha neanche richiesto tanto tempo, per fortuna. E non deve esserlo, White. Ah, altra cosa, qualcuno sa perché cazzo ogni tanto mi aggra sto fantasma e altre volte no? Qualcuno ha una buona ragione per cui succede? Perché vi assicuro che quando si aggra è molto spaventoso. Molto. Tipo che non vorrei essere nato quando si aggra lui. RNG? No. È stato troppo sporadico per essere RNG. Ah, si è girato subito lei? Va bene. Grazie persona di esserti followittata, arrivo subito da te. Oddio. Ma vedi, ma perché ogni tanto loro fanno così? Proprio in qua? Dai! Ma porca! Oh. Grazie di esserti followittato, Math Pascal. Su via tracking fai il tuo lavoro. Kuroi Senshi. Che è un po' strano. Non dovrebbe essere Kuroi Kenshi. Sbaglio? Senshi è... cavaliere? Perché tecnicamente Kuroi Kenshi credo che sia. Però forse mi sbaglio. Cavaliere nero, no? In giapponese, però potrei dire minchiate. Non mi sarei dovuto sedere. Non è un problema. Dobbiamo rifare l'RTS alla setup. Inizia ad essere un po' stanchino, boys. Kuroi Kenshi è Kirito. Kuroi Senshi è Gatsu di Berserk. Davvero? È guerriero nero in giapponese. Ah! Sai che però ho sempre sentito dire Kuroi Kenshi anche nell'anime del 2016-2017 di Berserk.
Era per quello che ho alzato questa polemica. Sailor Senshi cosa sarebbe? Tipo guerriera lunare? Una polemica, vabbè, sì. Mi fa molto male questa cosa. Nel manga lessi guerriero nero. Bello il manga. Beh, sicuramente non ti verrò a dire che la serie del 2016-17 è migliore del manga. Marinaio nero. Quello del petrolio. Marinaio nero? Scusi, come si dice marinaio nero? Ora sono curioso. Ok. Questo non mi è mai successo. Ora abbiamo un po' di... Dicevo, abbiamo un po' di opzioni. O usiamo un osso del ritorno, o speriamo che quelle cose non passino i muri. La questione si è risolta da sola. Ah no, sono Mona. Troppi Kenshi Senshi. Ho pensato fosse quella parte del ne. I am so confused. Ah, ok. Ok, ho capito che cosa intendi, White. Vabbè, ragazzi, Shulu è finita comunque. Ho brain infartato così forte che non riesco a respirare. Oh, stavo sparendo come Marty McFly. Il ritorno al futuro. Allora. Non parlo di buste. Errore. Prima il fallo ascetico. È buono ricordarselo adesso piuttosto che dopo. Tu non hai stoffa, smetti col rap. Booster. Booster. Dai ragazzi, qua si decide la run. Gulli dei bambini dei boschi è stato arrestato. You know what I'm saying? Sempre il cazzo di blocco. Entro free 3 bicce che slocciano jeans. Vabbè, amico mio.
Ma perché quello non era un attack and roll comunque, signor VS2? Cioè, l'hai letto solo tu. Nessuno te lo ha chiesto quell'attack and roll. Accolta anima speciale. Non hai messo il pad? Quindi possiamo avere un boss fatto di resti umani? From. Abbiamo già il boss dei resti umani a casa. Il boss. Il boss dei resti umani a casa. Circa 16 minuti. Sì, anch'io credo che mi piglierò il vanilla comunque, anche per la via del drago. La vedo un sacco più chill. Vanilla Gang? Terzo Rotten più Shul va fatto in 16 minuti. Sì, ho capito, ho capito. Ci sta. Non fate neanche il Dragon Rider, per esempio. E a Shulva non hai neanche bisogno di prendere la chiave. Però si fanno le sentinelle. Chi è che diceva che voleva fare le sentinelle? Erk? Mi pare di sì. Immagino che ci sia anche un po' il tuo zampino in realtà, White. Se non facessi questo boss con il lock, quanto vivrei meglio. Invece no, io e le mie ossessioni. Era un programma di real time. Quella gente che si sposava i cuscinetti. I cuscinetti gonfiabili. Oh, ma dai. Guarda come ha tirato via la mano come se. Se. Fosse stata sul. Ui! Sul fornello con la pentola calda. Io che faccio il Nameless King con il lock per puro masochismo. Sì, quello è masochismo puro. Ciao Lorenzo, buongiorno. Grazie Gigi. Non sono sicuro di dover andare qua. Ah sì, Brightbug, adesso. Thanks. 30 temp, 40 dex, finalmente.
Vanguard. Vengarl con ritorno a portata di mano, perché sappiamo che gli piace tanto invadere a Forlorn qua. Me e basta, però gli piace tanto invadere qua. ...50% della lore di Dark Souls 2. Eccola qui. Fai anche l'80. No, parla. In realtà parla di più quell'altro. Dato che a te interessano ste cose, Moonilime. Allora, io ho teso l'arco quando non avevo ancora l'anello della pietra rossa, ma ora come vedi il buff là sotto c'è, quindi tecnicamente dovrei fare tipo il 30% di danno in più, no? Una roba del genere, 20% di danno in più, scusami. Se io adesso sparo, dovrei fare il danno che faccio quando ho l'anello della pietra rossa, quindi con il 20% di danno in più. Ma che sarebbe 210 di danno, lo so a memoria. Sarebbe 210 di danno. Ma dato che ho teso l'arco prima di avere l'anello della pietra rossa, faccio 160. Perché Dark Souls 2 è fatto con i piedi, non i miei. Cioè, ti do la prova che è 210 il danno, eh. Guarda questo. Guarda lui. Va molto lontano adesso. 210, 420. Solo se tendi l'arco, perché lui conta come se tu stessi attaccando. Quindi se tu avessi già eseguito l'attacco, quando tu tendi l'arco. Quindi in realtà l'attacco non è quando rilasci per il gioco, ma quando premi R1 per attaccare. Quindi il danno che rimane è quello di prima che il buff ti si attivi. DS3 si converte anche dopo la tendenza. Ho letto White. Beh, vabbè, ma ci speravo un po'. Su DS1 non ne sono convinto. Non ne sono convinto, sai. Il turbo, guardalo. Sium. Invece no, su Dark Souls 2 è tutto fatto bene. Grazie di esserti followittato. Spifovski, credo. Crestfallen ha confermato che gentile offrirsi come cavia. Cos'hai usato, la cacca, White? O hai teso l'arco, premuto un tasto per metterti in RTSR facendo dei magheggi col cheat engine e poi sparato la freccia, non lo so. Potrebbe anche essere, conoscendoti. Arco più testa di Mimi. Ah, giusto. Smart.
Ora c'è l'altro, che non è simpaticissimo, anzi. Fa male la schiena, boys. Ma scusa, quello non era un headshot? Cioè, ha palesemente una freccia nella testa, quell'uomo. Infatti nel coppino non lo lasciamo perdere. Ragazzi, non cagate il bot, non cagatelo. Bomba del disperato? Sium? Ancora un teschio io. Nel codice MIT della lezione matematica c'è IT. LOR? Spero di no. Spero che non ci sia della LOR. Mando avanti un po' il dialogo qua perché altrimenti. Sì. Che dolore. Grazie di esserti followittato, le proci. Si fa puzzo rosso la neve. Serve un altro, un autoclicker altro che sit con la per mandare avanti il dialogo, eh. Mark, ma sei matto? Eh sì, un po' sì. Cioè, io tecnicamente nel mio routing questa cosa non la faccio, però sono successe delle cose che... Ah, aspetta, sta correndo. Se corre... Dai, amico mio, perché? Vabbè, ti sei bloccato così. Cazzi tuoi.
Perché questo fischio? Per darvi fastidio. No, sto fischiettando la musica. Lei è un criminale, Mark. Se lo lasci dire. Oh, tra l'altro si vede che è giorno. Ragazzi, non si vede mai che è giorno. Assurdo. Dove cazzo sto andando? Ah, sì, è giusto. È una volta che c'avevo ragione. Almost. No, ho rotto la sedia al pub. Rischio? Rischio. Rischio. Cancella il messaggio, guai. Cancella il messaggio di Lorenzo, White. Nessuno potrà saperlo. Adesso ti attacca il fabbro perché gli hai rotto la sedia. Lì si bestemmia. Oh, adesso dobbiamo fare l'RTSR setup nella stanza buggata. Ah, Moonlime, forse anche questo ti può interessare. Questa stanza qui ha la particolarità di o direttamente non far prendere il veleno, oppure di togliere dei tick di danno senza motivo. Cioè ogni tanto, soprattutto in questo lato qui della stanza. Vedi? Vedi che si ferma la barra del veleno ogni tanto? Guarda. E vedi, adesso non sono in RTSR. Io non lo so che cos'abbia questo cazzo di posto. È tutto rotto. Ma fare l'RTSR fuori da sta stanza? Ho paura. Metti che attivo una sentinella. No, se sto completamente fermo, immobile e prego il dio della stanza. Dovrei riuscire a farcela. Visto? Ah, Galva ha trovato una piccola zona nell'area della viverna su Dark Souls 3 in cui prendi il veleno come se fosse la palude. e hanno detto anche. Mi hanno detto anche a Lothric. Anche a Lothric mi hanno detto c'è una mattonella avvelenata. O forse non lo so, forse mi sono sbagliato. No, a Norlondo mi sembra, ma credo che fosse riferito a Dark Souls 1. Perché poi ha detto ad Norlondo ci sono delle sezioni dove prendi danno senza motivo. Allora io gliel'ho chiesto, lui mi fa. E poi non mi ha risposto più, gli ho chiesto. Ma quindi su Dark Souls 1, non su Dark Souls 3, poi non mi ha risposto più. E che ridere se succede in un anno damage. Il miau. Ah già, devo cambiare le frecce. Ok, e adesso ci si prepara per l'invasione di Forlorn. Pronti? Sappiate che io non so come quali sono i posti sicuro per nel caso invadesse Forlorn. Io uso subito il ritorno. Che poi vada bene, bene. Altrimenti niente. Altrimenti prendo hit. Giusto. Lore. No, non credo che fosse Lothric. Credo che fosse Anor Londo. Sono abbastanza sicuro. Anche lì c'è della lore. Con il precedente capitolo, però. Mamma mia, che brutto incastramento che ho avuto lì. Brutto, brutto. Devo stare attento quando, devo fare, quando faccio quella virata. Tutto così stretto qui. Che paura. Eh sì.
Ma son cacato sotto. Amici miei.